Vado. Siamo alla terza parte di Mattina Amica e oggi ho da presentarvi una nuova amica. In realtà l'avete già conosciuta e avevo anticipato che non l'avrei più mollata, almeno fino alla fine di questa edizione di Mattina Amica. Così è stato, ci siamo incontrate, l'idea le è piaciuta ed eccola qua con noi, Gaia Marchese. Buongiorno Buongiorno, Gaia. buongiorno a tutti. Ben Ciao Mai. arrivata a Mattina Amica, bentornata Grazie, in realtà. grazie. Allora, chi è Gaia? Gaia l'avete conosciuta perché noi abbiamo fatto delle puntate parlando del lievito madre e lei ha portato il lievito madre e ci ha anche fatto vedere come si prepara il pane fatto in casa con l'utilizzo del lievito madre. Ci tengo a sottolineare questa cosa. Perché Gaia è una food blogger, lei ha un blog che parla appunto di alimentazione, di cucina, che è davvero una chicca nel web. Io naturalmente sono andata a vedermelo, Gaia, Grazie, e ti faccio i miei complimenti, lusingatissima. intanto per la semplicità con cui è presentato e la semplicità con cui è curato, ma si intuisce grande attenzione nella scelta di ciò di cui tu vai a parlare, che vai a proporre. Lo stiamo vedendo in queste immagini per chi ovviamente non ha chissà, la possibilità di andare immediatamente su internet. A me è sembrato di vedere un vero e proprio stile di vita in questo, Sì. Gaia, più che uno stile alimentare. Sì, la mia avventura da food blogger è cominciata circa 6 anni e mezzo fa, quando incuriosita vagavo in rete, rapita da vari blog, non soltanto di cucina, ma di vari temi, tra cui la fotografia, di cui sono molto appassionata, lo sport, i viaggi, tutto quello che è, in realtà è mio interesse. E ad un certo punto sono rimasta affascinata da questo nuovo modo di comunicare al mondo i propri contenuti, anche seppur modesti contenuti. Quindi mi sono lanciata ed è iniziata l'avventura. Inizialmente non avevo alcuna idea di quello che potesse raccontare il mio spazio virtuale. Mi sono detta, ma sì, ho questa voglia di rapportarmi, di confrontarmi e di raccontarmi. Inizio comunque ad aprire questo spazio e poi vediamo Evolve come prende chiaramente. forma. Quindi non aveva alcuna caratterizzazione. Inizialmente, cioè, però già da subito, quella che è la mia vena artistica, tra virgolette, appartenente alla cucina, quindi all'alimentazione, tutto ciò che concerne questo mondo meraviglioso, appunto, dicevo, ha preso questa quest'orma, quindi caratterizzata dall'alimentazione. Alimentazione focalizzando l'attenzione alla dieta mediterranea, quindi ricette, prodotti del territorio e soprattutto però uno stile di vita. Uno stile di vita che io ingenuamente ho approcciato con, per esempio, con una mobilità sostenibile, cioè spostarsi in bicicletta piuttosto che in auto o comunque a piedi. Mi rendo conto, quando si può, chiaramente, perché mi rendo conto che in quest'epoca, purtroppo la frenesia, lo stress, i tanti interessi, ti deconcentrano da quella che è la vera vita, quindi la verità. E allora ho iniziato ad intraprendere questo percorso che mi prende veramente nelle vene, perché stile di vita, oltre ad essere legato all'alimentazione, comunque è legato alla vita in sé. E, per esempio, faccio un esempio. Siamo abituati, soprattutto nei banchetti, in queste feste comandate, a organizzare, a realizzare questi pranzi luculliani, antipasto, primo, secondo, caffè, ammazzacaffè, e poi paradossalmente abbiamo bisogno del digestivo. Tra l'altro anche alcolico, che tutto fa tranne che veramente far digerire in maniera sana. Allora, io
penso ai nostri nonni, quando veramente, malgrado svolgessero attività lavorative, attività fisiche veramente pesanti, a loro bastava anche un piatto di un pasto completo, quindi articolato da, formato da cereali integrali, legumi, quindi tutta roba prodotta da loro, quindi dal produttore al consumatore. Dunque mi chiedo come mai non ci soffermiamo, non intraprendiamo uno stile di vita a misura d'uomo, che non sia fast, che non sia consumistica. E mi rendo conto che i cambiamenti non si possono attuare in maniera radicale. Basta comunque che ognuno di noi faccia dei piccoli passi. Per esempio, così mi capita di sentire molte massaie, anche no, che il momento della spesa la vivono come un momento di stress, di un'incombenza. Invece il momento della spesa deve essere un momento di crescita. Anche il conversare con il salumiere, con il fruttivendolo, quella è anche crescita. Io per esempio lo faccio, cerco di farlo spesso, e anche in un certo senso togliendo dello spazio a quello che potrebbe essere, che ne so, l'uscita serale, mi concentro più su queste cose, più sulla verità della vita, che non i fronzoli, eccetera, eccetera. Ti ho lasciato parlare, sì, perché sì. Voglio dire, è la prima volta che sei qui nel mio living, e sì, quindi volevo che le nostre amiche a casa avessero un'idea di quello che può spingere una giovane donna come te a intraprendere un viaggio di questo genere, come dietro quella che potrebbe essere un'apparente così forma di dedizione alla cucina, in realtà poi evidenzia proprio una scelta di vita. Ma ti potrei rispondere in un minuto solo, sì, perché se noi pensiamo che Expo 2015 ha tra gli sponsor McDonald's, che abbiate pazienza, cioè veramente abbiate davvero pazienza, non mi prendo responsabilità di quello che sto dicendo, voglio dire, non è proprio il massimo della cucina, non è proprio il massimo della salute alimentare, e che con la dieta mediterranea non c'entra assolutamente nulla. Beh, insomma, questo risponde per tre quarti a quelle che sono le tue domande, perché voglio dire, tutto quello che si muove poi dietro il mondo del food è multinazionali, sono soldi, sono, e allora magari la dieta mediterranea, o vedi che viene fatto uno spot pubblicitario in cui si addirittura insinua che una sana pizza napoletana possa essere sostituita con un panino McDonald's, beh, insomma, veramente la dice lunga. Questo sì, un po' per, e anche con tono, lo ammetto, molto polemico. Ti rispondo. Uh-huh. Questo comunque è il mio punto di vista. Dieta mediterranea è un argomento che noi abbiamo sviluppato in lungo e in largo, sottolineando che è stata tra l'altro riconosciuta, inserita nel patrimonio UNESCO, sì, proprio perché è sicuramente la forma più salutare, uh-huh, come aiutare a migliorare la qualità dell'alimentazione e della vita. Però voglio dire, poi alla fine sono delle scelte, no, che si decidono di fare, che insomma le proprie esigenze, il proprio tempo, perché oggi non c'è tempo, si dice, no, per determinate cose, anche se proprio così non è. Che cosa faremo con Gaia? E perché io ho voluto lei? Perché abbiamo capito proprio da quelle che sono alcuni monitoraggi che noi abbiamo, come per esempio proprio il canale web che
e lo dico veramente in maniera, come dire, entusiasta. Sì, abbiamo superato come canale di Mattina Amica il milione delle visualizzazioni, quindi significa che qualcosa di interessante in questo canale si può vedere. È una di quelle cose, sono state proprio gli spazi dedicati alla cucina, in maniera particolare alla cucina casereccia, alla cucina quella nostra, proprio tipica, godereccia, insomma, dove veramente con del pomodoro e degli alici o delle cipolle e dei piselli si creano delle ricette davvero squisite. Allora, con Gaia abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme, per quello che rimane come tempo ovviamente di Mattina Amica, perché noi insomma ormai siamo al giro di boa, non manca poi tanto alla chiusura di questa quarta edizione di Mattina Amica. E quindi ho detto a Gaia, dobbiamo preparare delle cose semplici che possono essere fatte tranquillamente in casa, tenendo d'occhio, oltre che la salute, lo stile di vita, la tasca, perché a me non serve che vengano proposte delle ricette che poi rimangono alla fine così fini a se stesse. Le signore a casa le guardano e dicono vabbè, io mo mi devo mettere a fare questa cosa. E allo stesso tempo, ogni volta che noi staremo insieme, ci faremo delle chiacchierate per far comprendere quanto effettivamente può essere salutare, per esempio, sostituire le famose briochine o merendine che si comprano con una magnifica torta di mele o un pan di Spagna, una ciambella fatta in casa, no? Certo. Quindi lo scopo alla fine sarà proprio quello di trasmettere in un certo senso anche quello che è il tuo di messaggio. Certo. Senti, il tuo blog come sta andando? Dunque, il mio blog sta andando... Ho visto che ci sono anche delle cose molto curiose. Sì, ci sono delle cose curiose, sì, perché per me la cucina è sperimentazione, è anche attività ludica, no? E quindi mi diverto e mi immergo in questo mondo meraviglioso. Non so, scusate, forse sto enfatizzando, sto esagerando, però io sono veramente innamorata, perché questa cosa me l'ha tramandata la mia mamma, anche lei... Una fan sfegatata della cucina mediterranea, come tutte le nostre mamme alla fine. E ricordo che da piccolo, quando eravamo piccoli noi, tutti i miei fratelli, lei quando impastava una focaccia, un pane, una torta, innanzitutto c'era la famosa scodella con i sedimenti di torta, di pan di Spagna, che veramente lì c'era un assalto e vero. Tutti dovevano mettere il ditino e leccare. E poi c'era questo rituale, quando impastava la focaccia, per esempio, oppure gli stracinati, staccava un pezzo da tutto l'impasto e me lo donava, io lì su un tagliere impastavo, facevo, ma anche quando non impastava, mi ricordo che io ero anche un po', diciamo, folletto, infatti mi chiamavo anche un po' folletto per farmi stare tranquilla, era una sorta di calmante, se vogliamo, mi metteva lì a disposizione acqua e farina, io impastavo, facevo, quindi mi è entrata pian piano dentro questa cosa. Senti, tu che ricerca fai poi per arrivare a proporre quelli che possono essere, diciamo, dei suggerimenti, delle idee, ovviamente, e oltre a far vedere come poi effettivamente si possono elaborare determinati prodotti. Qual è il criterio che adotti? Che tipo di ricerca fai? Scopri magari dei sapori in maniera casuale, poi decidi di approfondire. Come funziona? Come nasce l'idea? A prescindere, voglio dire, dal classico pane, focaccia, pizza, voglio dire, quelli che sono dei canoni ormai famosi in tutto il mondo. Però io ho visto delle particolarità, come per esempio... la farina di pomodoro, la chiamo così, la polvere di pomodoro, ho visto questa cosa così particolare, ho visto preparare degli alici in un determinato modo, quindi è lì che io mi sono resa conto, no, della tua ricercatezza a riguardo. Come si struttura, come nasce? C'è l'idea che poi tu sviluppi, che poi tu cerchi, com'è? C'è una ricerca assolutamente semplice.
accessibilissima, che è quella della scelta ponderata di ogni prodotto, sicuramente prodotto a chilometro zero, prodotto di stagione. Niente, io mi reco nei vari negozi, nei vari punti vendita, assolutamente scelta ponderata, quindi mi leggo le etichette, mi diverto, perché come la nostra nutrizionista Stefania Del Latte, che sovente è qui ad Amica 9, mi insegna, quindi la consapevolezza di ciò che si... Il problema è che bisogna anche conoscere, cioè se tu leggi un'etichetta, devi anche capire quello che stai leggendo. Assolutamente. E questa era una delle conversazioni fatte con Stefania. Il problema è che a volte ti trovi di fronte dei termini che o sei una nomenclatura bravissima, tecnica, sei un tecnico o devi girare con la Treccani e devi andare a vedere, a visualizzare poi che cosa significa, no? Fortunatamente con la nuova normativa sono state un attimino rese più accessibili, resa più accessibile la nomenclatura, se così si chiama. Sì, diciamo che ci sono delle informazioni di base che sono quelle che vanno valutate, quindi se contengono determinati eccipienti, le date di scadenza, da dove provengono, il tipo di coltivazione che tutto. È stato esatto. Anche facciamo riferimento oltre a una scelta salutistica, anche etica. E quindi preferibilmente mi piace pasticciare, diciamo così, con le verdure, quindi cose di prima natura, se così si possono chiamare. Abbiamo una terra, che abbiamo insomma, una terra, infatti, a Dio. Poi mi diletto pure, che ne so, io poi ogni tanto vado fuori dai, come si dice, dai gangheri, perché il pomodoro, i semini, dico che li metto lì nella terra, nella pianta, fuori in veranda, e quando poi spunta il germoglio, oddio, magnifico. Manco fosse una borsa firmata per altri. Queste sono le cose che mi emozionano. Infatti, scusami, Mary, torno un attimino a bomba del discorso stile di vita. Una cosa bellissima è che dovremmo un attimino abbandonare quella che è una misura di vita fast e quindi consumistica, come dicevo prima, ma intraprendere un percorso di vita di serenità e umano. Quando torniamo a casa e troviamo il piatto pronto, che la mamma ci ha preparato, che il nostro compagno, che la nostra compagna, chi tiene a noi, noi dobbiamo un attimino soffermarci e guardarlo negli occhi e essere grati di questa cosa, perché la vera ricchezza oggi non è quello che si ha, ma quello che si è e quello che si fa, no? E questa è una cosa importantissima, perché dietro quel piatto c'è dedizione, amore, questo è anche stile di vita. Sì. Invece si dà tutto per scontato. Oppure no, senti, non mi piace. Io penso che io e te ci divertiremo molto. Anch'io lo penso. Nel chiacchierare, nell'affrontare questo argomento, che potrà spaziare veramente in lungo e largo nella vita di ognuno. E potremmo anche parlare, per esempio, delle contaminazioni che noi oggi viviamo nel campo della cucina, perché andiamo incontro, e Dio lo voglia e che ben venga, a una società multirazziale quindi abitudini diverse, utilizzo di spezie che non fanno parte del nostro costume o di stili di cucina che non... Io e te penso che ci divertiremo molto, però dalla settimana prossima. Questa settimana e quest'oggi abbiamo finito il nostro tempo e allora l'appuntamento con Gaia Marchese è il mercoledì, quindi ogni mercoledì lei sarà qui con noi, faremo con lei delle cose carine, semplici soprattutto, che chiunque a casa può preparare, semplicemente cimentandosi con un po' di attenzione,
faremo vedere il prima e il dopo, cercheremo in quegli ambiti poi di dare vari consigli che faranno sicuramente emergere tutta la tua competenza e tutta la tua preparazione in questo campo. Per ora ti ringrazio. Grazie a te Mary, sempre così gentile, deliziosa. E poi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie mille Gaia. Grazie, io saluto con il mio saluto proverbiale, che il sole vi baci. Ciao! Bellissimo. Mi aggiungo anch'io, che il sole vi baci, mi baci e ci baci, insomma. Ci baci. D'altronde si dice che il sole bacia i belli, quindi. Allora, con me appuntamento invece a domani, come sempre, nuovi ospiti, nuove chiacchierate, mi raccomando non mancate, 9:15 più o meno. Per ora buona giornata, a domani. Ciao! Mi sveglio la mattina ed ho uno sguardo in giro, diceva che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena, mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male, buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi, splende un grande sole. That's the sound.